Però invece adesso iniziamo questa ultima giornata, saluteremo il nostro ospite come di consueto, ma lasciatemi... Steve Jobs proprio. Sì. Lasciatemi introdurre Cyril. Allora, innanzitutto, come vi siete già accorti, Cyril parla perfettamente italiano, è un grande conoscitore della cultura italiana, testatelo perché rimarrete sorpresi di insomma, cose che rivela anche a noi, come abbiamo avuto modo di vedere ieri sera. Cyril ha inventato ed è riuscito a produrre e a diffondere il suo primo web documentary 2 anni fa, 3 anni fa, giusto? Nel 2000. Un anno fa. Un anno fa, scusa. Un anno fa, che è il web documentary che ci sarà presentato oggi, che è La Duce Vita, fatto, diciamo, insomma, ci mi ha spiegato ieri sera, dopo che una sua idea di fare dei reportage scritti su Predappio non era, diciamo, Che poi lo non gli stava dando spiego. quello che lui voleva comunicare. E attualmente ha cofondato una casa di produzioni che si chiama Beta Vita insieme ad un italiano che risiede a Parigi, giusto? Che risiede a Parigi. Detto questo, io vi prego di aiutarmi a salutare Cyril nella maniera nostra consueta, quindi lascio la parola a Cyril Grazie, troppi onori. Allora, innanzitutto grazie di avermi invitato, sono molto grato di essere qua tra voi, anche perché, come l'avete capito, mi piace molto l'Italia, io ci ho vissuto anche, però non ero mai venuto in Puglia, quindi questa era la buona occasione anche per poi ritornare. Allora, la faccio breve su di me perché non penso che sia più di tanto interessante. Quindi io ho studiato la scienza della comunicazione, ho studiato a Genova scienza della comunicazione, ho fatto anche delle lingue, sono andato a Nantes a fare scienze della comunicazione di nuovo, poi sono ritornato a Genova nel 2006 per fare scienze politiche, sono ritornato a Nantes per studiare di nuovo le lingue, ho cofondato un giornale mentre ero ancora studente nel 2004 che si chiamava Europa, ed era un tipo un giornale tipo un po' l'internazionale, cioè prendevamo degli articoli scritti da vari studenti in tutta Europa e noi facevamo le traduzioni e pubblicavamo in un giornale stampato a 20.000 copie nella regione della Loira, sull'Atlantico. Poi sono diventato caporedattore del giornale, quindi siamo riusciti a prendere dei stipendi dalla regione, quindi eravamo due stipendiati. E l'ho fatto per ancora 2 anni, fino al 2010. Poi, siccome era ancora nell'ambito universitario, mi sono voluto emancipare, diciamo, e quindi sono andato a Parigi. E lì era il periodo in cui, con un amico che era fotografo, che lui tornava da Madrid, abbiamo avuto questa idea, me l'ha proposta lui, di andare a vedere cosa succedeva a Predappio. E all'epoca, cioè io facevo il giornalista e lui il fotogiornalista, quindi... Forse lo sapete già, però il web documentario è nato molto da questa coppia di giornalisti e fotogiornalisti. E quindi siamo andati a Predappio una prima volta, tanto per vedere cosa succedeva, perché l'idea era che, cioè noi abbiamo visto un bagno, cioè abbiamo fatto tipo una rassegna stampa su quello che succedeva a Predappio, e abbiamo visto dei servizi televisivi che parlavano tutti di queste ricorrenze che ci sono a Predappio, però nessuno parlava della vita di Predappio, degli abitanti di Predappio il resto dell'anno. E quindi abbiamo detto andiamo a vedere cosa succede. Siamo rimasti lì una prima volta 10 giorni, abbiamo fatto varie interviste, foto, tutto. Siamo tornati con l'idea di scrivere un articolo da proporre alla stampa francese. Questo articolo è uscito con 17 pagine, una cosa proprio non... Cioè, e ci siamo resi conto che ci voleva un libro, quindi abbiamo detto... Dobbiamo tornare a Predappio e scavare ancora un po' di più perché qua mi sa che c'è una cosa che non è stata tirata fuori. E quindi era l'epoca 2010 in cui già erano usciti i grandi web documentari che hanno un po' fondato tipo Prison Valley, queste cose qui, di cui Brachet vi ha sicuramente parlato. E quindi quando siamo ritornati lì, siamo ritornati direttamente con la prospettiva di fare un web documentario. Non perché andava di moda, ma perché cercavamo un modo di restituire l'ambiente di un paese.
con tutte le sue complessità, quindi sia di un avvenimento mediatico, sia a livello storico e sia a livello, soprattutto quello che ci interessava, della storia, della vita quotidiana della gente in questo paese. La domanda era come si fa a vivere a fianco alla tomba di un dittatore. E così via. Abbiamo scritto un dossier completo con sinossi, con note di intenzione, di realizzazione, di un piccolo budget, eccetera, e l'abbiamo mandato con qualche foto a 5-6 case di produzione parigine che all'epoca facevano web documentari. Su queste 5-6 case di produzione, due ci hanno detto di sì. E una che è stata a Darjeeling, erano veramente entusiasti e volevano iniziare a lavorare subito, quindi siamo partiti così. Allora, prima di farvi vedere due. Sì. Allora, Essere disponibile, cioè, e quella è la cosa fondamentale. Io stavo per fare una breve introduzione nel mio discorso prima di iniziare. Io vorrei fare un piccolo giro di voi, tanto per ricordarmi i nomi e sapere bene o male cosa fate, proprio in due parole, così. E poi quando mi volete interrompere, vi prego, cioè, anzi, preferisco se mi interrompete, perché sennò faccio il professore e non mi piace per niente. Quindi, se mi potete dire almeno il nome, cosa fate più o meno, cioè, tanto per sapere. Io sono Gabriella e sono una videomaker. Ok. Vito è giornalista. Maria, laureata in scienze della comunicazione, propensione per il giornalismo. Io sono Lucia e ho aperto una piccola casa di produzione da poco. Io sono Marco e sono architetto e fotogiornalista. Sono Davide e ho una casa di produzione. Io sono Antonio e mi occupo di comunicazione, tra questo c'è anche il filmmaker, diciamo, io Ok, ed è uno stato piacere. quindi io vorrei sapere, perché se vi faccio vedere la Duce Vita, ovviamente non ve lo farò vedere interamente perché sennò perdiamo troppo tempo, però l'avete già visto o no? Vabbè, quindi un po' proviamo, perché allora la prima cosa che forse si deve dire prima di guardare la Duce Vita è che quando si fa web documentari si deve amare l'informatica e soprattutto i bug dell'informatica, perché è una cosa che. Quindi dobbiamo amare i problemi informatici, se no non fare quel documentario. Questo sarebbe un preambolo da dire. Quindi, siccome ci sono dei bug informatici, noi abbiamo. La coproduzione della Duce Vita è stata fatta con Le Monde. Le Monde ha fatto un sacco di web documentari già da 5-6 anni, però li pagano pochissimo. Ma anche l'articolo iniziale l'avete pubblicato sulle No, Monde? l'articolo iniziale non esiste. Quello di 17 pagine? No, non Ah, non è esiste. stato poi Ce l'ho pubblicato. io, non è Ah, stato mai pubblicato. avevo capito No, che fosse stato no, no, pubblicato. infatti io sono arrivato a 17 pagine perché avevo talmente cose da dire e mancavano ancora Ah, delle cose da dire che alla fine ho detto un ok. articolo Sì, non si può ok, fare, adesso ho perché capito. se Sì, no sì, io sì. entro nel gioco della mediatizzazione e io faccio la stessa cosa di altri giornalisti. Sì, ok, non avevo capito questa E cosa. infatti abbiamo visto, cioè nel documentario noi riprendiamo una giornalista del New York Times che non fa altro che riprendere le solite cose di Predapio, sì, si fa il saluto, la Costituzione, apologia, i soliti discorsi. E quindi sì, e Le Monde fa un sacco di web documentari, però pagano pochissimo e soprattutto, cosa assurda, non hanno un server streaming. Quindi se si vuol fare un web documentario con Le Monde che vada full screen, e non va bene. Scusa, Cyril, a quali altre. Tu hai detto che due case di produzione hanno accettato Sì, il progetto. Le avete mandate in tutto a 7 case di produzione? 5 o Puoi 6. dire quali sono i nomi, così magari. C'era Brachet, Eupion, c'era Interactive, c'era mi sa Honky Tonk Film, Agat Film, e forse due, Darjeeling. forse Darjeeling, con cui abbiamo lavorato, la Maison du Directeur, la casa del direttore, che è l'altra che ha accettato il progetto, però volevano lavorarci sopra, cioè volevano fare una cosa sulle destre estreme in Europa, non mi piaceva il discorso, però comunque lavorano bene, e così. Quindi diciamo, quelle che invece non hanno risposto hanno dato delle motivazioni per cui non, oppure semplicemente non hanno No, risposto. anzi io sono stato molto sorpreso perché hanno risposto,
anche di no, però hanno risposto comunque. E le motivazioni non tanto, alla fine ricevono tanti di quelli dossier che alla fine non è che possono produrre tutto, quindi non... Così, quindi provo a farvi vedere l'introduzione, forse un capitolo, e poi vi spiego un po' come abbiamo pensato questa cosa. Si chiamava Bovia, era un gruppo di case, diventa famosa perché lì nasce nel 1883 Benito Mussolini. Babbo era un socialista internazionalista, seguace di Bakunin, lo chiama Benito, da Benito Suarez, il rivoluzionario messicano. Questo è l'ambiente in cui nasce Benito Mussolini. E succede che dopo il 22 si decide di creare, qui dove nacque Mussolini, il luogo in cui propagandare il mito delle origini dell'uomo nuovo. E quindi Pernapio diventa un luogo di pellegrinaggio, si viene a vedere i luoghi della vita di Mussolini. E in questo paese è subito indissolubile dalla figura di Mussolini. Parlare di Pernapio significa parlare di Mussolini. Quindi qui si arriva nel paese. Qua non è la prima volta che ci vengo, quindi manca un... dovrei svuotare il cache del navigatore, però di solito c'è una cosa che spiega la navigazione. Quindi la navigazione la spiega dicendo che praticamente ci sono due livelli di narrazione. C'è c'è il film, che è diviso in cinque parti, che stanno in tre atti, perché l'abbiamo pensata che è una cosa molto teatrale. E quindi spiega che praticamente ci sono dei film che dovete vedere, anzi mi sa che dovete vedere per poter sbloccare altre parti del film. Quindi ci sono questi film che praticamente vanno avanti, quindi è una storia completa con un inizio e una fine, divisa in cinque parti. E ogni parte, cioè ogni due parti praticamente sbloccano delle cose nel paese. Quindi adesso vi faccio vedere, questo è l'atto primo, quindi scusate, torno un attimo indietro. Quindi l'atto primo col paese, quindi questo è il film 1 su 5, questa è la seconda parte del film 2 su 5, e poi ci sono scenette del villaggio, del paese. Quindi il show, la caccia al cinghiale, i contadini e il barbiere. Poi l'abbiamo chiamato il vento nero, questa è una parentesi, il vento nero perché ci siamo molto ispirati di Malaparte, la pele. E questo è l'atto secondo col film principale, le parrucche. E vedete che il resto del paese è bloccato, non si può guardare. Questo perché? Perché pensiamo che siccome è un argomento che non è, insomma, facile, che si deve spiegare soprattutto ai francesi, non abbiamo voluto fare una cosa dove si può andare subito da tutte le parti, e questo serve a indirizzare la navigazione del e quindi se andate sull'atto terzo non si può fare niente ancora, ovviamente, perché non abbiamo guardato i film. Quindi torno all'atto primo, ve lo faccio vedere perché... Sì, prego. In questo caso la grafica ha il suo peso, perché lo vedi dai movimenti del mouse. Sì. La grafica l'avete scelta voi, l'avete studiata voi, l'avete realizzata voi, o è una cosa che avete lasciato alla produzione? No, abbiamo scelto tutto noi. Allora, praticamente
senza pretese, io direi che ogni opera si ispira a altre opere. E quindi la prima cosa, io ho scoperto La pelle di Malaparte, poi mi sono letto tutto Malaparte perché secondo me è uno che spiega la Seconda Guerra Mondiale come nessuno l'ha mai fatto in Italia. Poi sicuramente sbaglio perché non è che conosco tutta la letteratura, quindi, però comunque ci ha ispirato molto. E poi l'altra persona che ci ha ispirato molto è Fellini, perché lui è romagnolo, l'abbiamo chiamato la Dulce Vita, e praticamente quando abbiamo scoperto il paese, perché lì non è che si parla di fascismo ogni giorno, cioè si parla di tagliatelle, di calcio, di processioni, di tradizioni, della desertificazione delle campagne per i giovani che vanno in città, della crisi, insomma. Sì, infatti lo sapete meglio di me, però insomma quello mi ha colpito, che quando noi vivevamo proprio con la gente del posto, siamo andati 4 volte lì, la prima volta 10 giorni e poi dopo ogni volta 1 mese. E 1 mese, 2 francesi che arrivano in una macchina gialla e che stanno nel paese, cioè alla fine eravamo conosciuti, no? Perché tutti ci conoscevamo, perché sono i 2 francesi con la macchina gialla che fanno il film su Predappio. E quindi siamo andati a mangiare i tortelli dalle nonne, cioè abbiamo fatto tutta la vita del paese. E io che sono un amante di Fellini e di Amarcord, che è un film che mi guardo ogni anno, perché secondo me, cioè ogni anno me lo devo guardare, se no non sto bene. E allora ho rivisto delle scene che erano amarcordiane, felliniane praticamente. E così è venuta l'idea di il manifesto di Amarcord con i disegni di tutto il paese, di fare una cosa simile. Perché alla fine è un paese in cui ci stanno tutti, cioè di destra, di sinistra, di estrema destra, di estrema sinistra, e alla fine bevono tutti il caffè assieme, a parte qualche che non si parlano. Però comunque c'è sta cosa un po' che la vita riprende sempre il sopra, e alla fine quelli che fanno problemi sono quelli che vengono dall'estero, cioè dall'estero, non da fuori. E così ci è venuta l'idea del disegno. Quindi abbiamo subito lavorato con una persona che fa dei disegni anche per la stampa americana, inglese, per il Guardian. Perché i disegni sono belli, a mio parere. Sì. Sono molto belli. Cioè, e quindi sono un elemento molto caratterizzante, insomma. Non è trascurabile quella. Sì. E poi invece volevo capire questo, visto che nel racconto, lo vedo per la prima volta, si alterna, quindi ci sono delle fotografie che chiaramente rimandano al passato. E poi invece ci sono i video che sono attuali, che fanno vedere. Allora, questo nell'introduzione. Questo solo nell'introduzione. Ah, ok, perfetto. Perciò. Pensavo che fosse proprio lo stile narrativo. No, no, infatti, perché non volevamo fare un film di archivi. Perché non ci piacciono i film di archivi, sostanzialmente. Perché c'è gente che lo fa già. Facile, come si svolge poi il resto? Cioè, come si evolve poi la storia? È chiaro che me lo guarderò a casa, dico. Però no, vabbè, un episodio ve lo faccio vedere, così capite come è fatto, poi ne parlo dopo se mai. Però gli archivi qua servono solo perché, e poi parlerò della linearità del discorso o della delinearizzazione del discorso, perché questo mi sembra fondamentale. E quindi gli archivi sono solo nell'introduzione, tanto per far capire un po' da dove viene, perché dal momento che noi proiettiamo in una certa immersione il pubblico nel paese, pensiamo che ci debbano essere dei fondamenti da sapere sulla storia di Predappio, prima di andare a Predappio. Come se tu ti leggi un libro di Predappio prima di andare a visitare un posto, voglio dire. Così. Quindi questo è l'episodio, è la prima parte. Questa ve la faccio vedere, poi chiacchieriamo, perché se no non... le banche, le ha portate via, non funzionano perché il sistema non è cambiato.
E Mussolini lo diceva, contro loro, questi hanno, siamo sotto una dittatura delle banche. Mussolini, i nostri camerati assassinati nel 45, ce lo stanno dicendo dal cielo, noi ce l'abbiamo fatta, siamo rimasti in piedi in mezzo alle rovine, arrivavano i comunisti, adesso arrivano gli islamici. Dovete stare in piedi, ma si sta in piedi solo se tiriamo dal cielo il fuoco e la grazia che chiediamo alla Santa Vergine che sia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Queste sono le interattività che abbiamo messo ogni tanto e che vedete qua sulla timeline. Scusate qua. Poi clicco su uno. Caetano non può dire messa, non, perché è stato scomunicato. Quindi non è il sindaco comunista. Il sindaco Compino sono comunista. Ma lui voleva fare la messa fuori dalla chiesa. Le messe si dicono in chiesa. Cioè, di dire, le regole devono valere per tutti. Se il Papa gli ha impedito di fargli dire messa, non è colpa del sindaco comunista. Ma il sindaco qua è sempre stato di sinistra? Sì. Sempre. Sì. Dal dopoguerra sì. Negli anni 70 il PC organizzava i pullman per venire qua a Predappio quando c'era il 28 ottobre e finiva a botte in una maniera infinita e gli sbirri non facevano nulla. C'erano le volate, ci sono foto, anche vecchi compagni che ti raccontano le cose, i carabinieri parcheggiati per strada così in macchina che guardano e i compagni è facile che se ne danno di santa ragione, però era tutto diverso, i rapporti di forza erano diversi, sapevano che se si mettevano in mezzo le prendevano anche loro, punto. E adesso invece non è più così, insomma. La memoria del fascismo in Italia non è solo legata al periodo storico in cui il fascismo è esistito, quindi fra il 22 e il 45, ma purtroppo si è rialimentata del grandissimo scontro sociale e politico che si è avuto fra gli anni 60 e gli anni 80 in questo paese, che era la frattura fra gli opposti terrorismi, fra un terrorismo di estrema destra e un terrorismo di estrema sinistra. Mettiti il barbetto a posto. Una o due volte il cimitero a vedere che è uno spettacolo, anche perché mi piace vedere questi personaggi strani con tutti questi feltri, degli addetti, ma anche forse per il mio lavoro, dato che io faccio anche molti fumetti, posso anche rubare dei personaggi da poter dipingere, ma non politicamente, perché la politica non mi interessa, per l'aspetto folcloristico. Chiaro che ha vissuto, che ha avuto dei morti da quella parte lì o dall'altra, odiano sia i fascisti che odiano i partigiani. E chi l'ha provato, chi ha avuto in famiglia queste cose qui, io penso che sia un po' duro vedere questi bambinetti che hanno 20 anni, che vengono lì con me con vestiti da gelato fascista, che non sanno che cazzo va.
per dolce dell'anno scorso di quest'anno. Di quest'anno, il nuovo, oh, sta distante per la bocca, fa a me lo fa. Oh, bene, non lo so. Allora, voi sapete, e l'ha scritto Caruso, ce l'ho qui, guarda, un articolo bellissimo, ha fatto delle ricerche e ha dimostrato che a Predappio tre andarono alla marcia su Roma, cioè nessuno andò alla marcia su Roma a Predappio. E quando io dico allora che noi dobbiamo lavorare sull'immagine, sul pregiudizio, e allora queste manifestazioni, questi quattro imbecilli non ci aiutano, perché andranno a lavorare a due ristoranti, ma alla fine ci sputtavano in tutta Italia, in tutto il mondo, cioè è quello che dobbiamo dire. E quando dico io voglio incontrare questi ragazzi che vengono su innamorati di Mussolini per ascoltarli, e se tu vuoi cambiare una persona la devi ascoltare, cioè gli racconti le cose dirette. È un lavoro faticosissimo, io non so neanche se sono all'altezza, io lo sono anche avvilito, guarda. Mussolini fu uomo, piangerebbe nella sua tomba se vedesse che l'Italia, come è stata ridotta l'Italia oggi. Padre Tan, contro, no, lui è orgoglioso delle crociate ed è contro il matrimonio dei gay. È proprio il tipo di turismo che Predappio non vuole, dice il sindaco Giorgio Frassinetti. Cosa deve dire il poveretto? Le ce ne facciamo di questo tipo? Quindi alla fine avete visto l'interattività, ho cliccato su una perché, allora, poi ve la spiego un po' meglio, però porta un'informazione su quello che stiamo vedendo, anche per i francesi, per il pubblico. Alla fine di ogni capitolo abbiamo la scelta tra continuare con il prossimo film, che porta avanti la storia, o tornare al paese, e il Vento Nero sarebbe l'atto 1 del paese, quindi... Adesso torno al paese e normalmente qui si è sbloccato il paese e si può accedere alla vita quotidiana della gente. Quindi sulla struttura narrativa c'è quindi questa trama che è una storia che porta... C'è un vero film che inizia con questo, poi atto secondo questo e questo e fino alla fine... È strutturato in tre atti anche perché ci sono le tre ricorrenze a Predappio, 28 ottobre, 28 aprile e 29 luglio, la data di nascita. E quindi praticamente questo sarebbe l'autunno, questo la primavera e questo l'estate. Allora, adesso vi faccio vedere solo una cosa di vita quotidiana, tanto per capire un po'... quindi ci sono... Su ogni atto ci sono due film e 4-5 video di vita quotidiana. Guardiamo questo e poi parliamo perché sennò non... Anche perché è divertente questo. Puntata con le più belle canzoni di quei tempi.
Questa è Felignana. Io mi sono innamorato di lei, cioè, era, cioè la telecamera era, cioè, perfetta. No, io ho ripreso due o tre cose, ma no, è il mio amico fotogiornalista che ha fatto le riprese. Quindi per dirvi che questa è la vita quotidiana di Predappio. Abbiamo fatto una cosa quasi etnologica, cioè una cosa quasi esaustiva, perché poi ci sta la partita di calcio, la... Vabbè, il calcio lo volete vedere, solo uno, poi smettiamo. E quindi, praticamente, perché abbiamo fatto un web documentario? Perché questo permetteva. Cioè, un'immersione nel paese in cui tu puoi andare e vedere delle cose e renderti conto della vita quotidiana del paese. Ciò che un documentario non avrebbe potuto fare. E ciò che un giornalista ancora meno. Se puoi dire qualcosa di più su questo punto, cioè perché secondo te un documentario non avrebbe potuto farlo? Allora, un documentario classico, sì. Allora, io un punto di vista, cioè io vi parlo sempre come autore, quindi io ho il mio punto di vista su queste cose, che forse non è quello dei produttori o... Su un documentario classico di 52 minuti per la TV o di un'ora e mezza per il cinema, cioè si sarebbe potuto fare, però con una grande difficoltà, che era di passare dall'argomento storico, fascismo, eccetera, l'eredità storica e il conflitto tra memoria e storia, che è quello l'angolo del documentario, e la vita quotidiana dei predapiesi, quindi questa sequenza, quindi le nonne che fanno le tagliatelle, la partita di calcio, eccetera. Quindi avresti dovuto creare, diciamo, dei raccordi narrativi che... Esatto, esatto. Quindi poi io penso che comunque il documentario lineare, il fatto che sia lineare e che comunque è una grande... come si dice? Costringe, cioè... il fatto che costringe molto il lineare può anche essere una bellissima cosa per la creazione, perché devi trovare delle tensioni nel discorso e farlo entrare in un'ora e mezza o 52 minuti. E io, perciò io adesso sto lavorando su un documentario lineare,
c'è anche una possibilità di perdersi nel web documentario. E poi ne parlerò un po' più in là. Allora, la storia in sé, dal primo video all'ultimo, sono 45 minuti. E poi sono 12 o 13 video del paese, che in totale fanno tipo 20 minuti. Che si aggiungono ai 40 minuti, quindi di video qua c'è un'ora e 10, un'ora e 5, più o meno, sì. Sì, prego. Preso dei contatti in precedenza, quindi avete stabilito per esempio l'intervista oppure la sera? No, no, cioè la prima volta siamo andati lì nudi. Siamo arrivati, io ho comprato la stampa e il sindaco Giorgio è arrivato a comprare la stampa anche lui. Io ho detto, cioè io l'avevo già visto in foto sul sito del comune, ho detto, ma lei il il signore che ha parlato, che si sì, lamentava, Giorgio, che lui è il personaggio principale. Dice delle cose forti, Ma lui è il personaggio principale, lui importanti. è lui che porta la storia fino alla fine, praticamente. Anzi, è talmente forte che io oggi quando lo rivedo ho un po' di difficoltà perché ho centrato troppo su di lui, cioè perché era Hai troppo. paura che si sbilanci Sì, no, quando diciamo che fai. avrei voluto anche moderare un po' il discorso, fare. Però sicuramente un personaggio che viene fuori. No, sicuramente il personaggio principale è lui che porta anche la storia. Però si è fatto così, cioè noi l'abbiamo incontrato e poi da lì siamo rimasti e andavamo a incontrare la gente. Quindi, scusa, per caso l'hai trovato per caso Per all'edicola caso, mentre comprate la stampa? e lui mi ha detto ci vediamo in comune, ci siamo visti in comune, lui mi ha fatto tutta la storia, e Tu a poi. lui gli hai detto subito che volevi fare il All'epoca documentario? era un reportage ancora, Ah, era. quindi era un'intervista così, volevo scrivere un articolo. Poi sono andato a vedere i fascisti, i comunisti, la gente comune, poi c'era una nonna, gli facevo le domande, e mi diceva, no, perché il 1º maggio io mi ricordo che venivano a casa a controllare se c'eravamo i tortelli, poi l'abbiamo messo anche nel documentario, e queste cose Io qua. la voglio vedere quella, la dei rotelli adesso. No, No, non subito, diciamo, però. sta Sta qua. qui, volevo chiederti un'altra cosa. Quanto riguarda, cioè, a livello, diciamo così, tecnico, organizzativo, voi, cioè, tutte queste persone che avete ripreso nel ristorante, eccetera, che ballano, poi voi avete avuto, cioè, avete chiesto la liberatoria a Certo, tutti, a sì. tutti, Sì. Anzi, per noi è una cosa molto, cioè, essenziale chiedere il liberatorio. Però, se posso dire una cosa a questo punto, mi sembra che non fossero neanche obbligati, perché tu sei giornalista. Perché Non c'entra. mi sembra che tu se sei, almeno in Italia, se tu sei pubblicista o Ah, giornalista, sei sei scritto. autorizzato a prendere delle Pubblicista. immagini, Anche anche pubblicista. pubblicista, sì. Cioè, sei autorizzato a prendere le immagini di Pubblicista, sono chiunque. io chiedo perché non lo so. Ah, comunque, Questo insomma, è cioè, questo eticamente è sempre parte. Posso chiedere meglio perché non chiederlo, però. anche in un luogo chiuso, cioè non pubblico. Ma qual era un luogo pubblico, era un ristorante. Quindi considerato pubblico. Infatti era quello, cioè durante le ricorrenze, la manifestazione, noi comunque potevamo fare le riprese tranquillamente, anche se ci rompevano un po' per dire, voi siete giornalisti, da dove, Sì, cosa ma io fate, noi sono però. convinto, ricordo benissimo, che non so se quella manifestazione o altre, comunque sono stato rimbalzato su tutti i giornali italiani, sulla Sì, RAI, quella cosa del prete che sì, sì. diceva quella cosa. Sì. Ma lui si vede sempre. Infatti perciò il documentario inizia proprio qui, perché è la cosa che sappiamo. Cioè che si sa, nel senso che va sui giornali e poi come avete visto andiamo a vedere il pittore, andiamo a vedere. E poi iniziamo a entrare un po' nella vita e nel discorso, anche da parte dei fascisti e da parte della gente comune, Antifascisti. cioè antifascisti, tutti. Quindi, Però. se posso interrompere questo, perché allacciarci a una cosa che ha detto pure Alexandra, Frasche, avete fatto proprio un ingresso pieno, subito una cosa di impatto forte, e poi piano piano Allora, si noi siamo arrivati la prima volta. Che eravamo due giornalisti e volevamo un po' fare i furbi. E quando io la riguardo da dopo, era sbagliato. Cioè, nel senso, noi siamo andati a vedere i fascisti dicendo che sì, no, in Francia, cioè, comunque ci interessa la cosa, senza alzare il braccio, però dicendo che sì, più o meno. Perché se no non ci lasciavano entrare in questa cosa qui, che ora ve la faccio vedere in 3 secondi, che questa è una cosa proprio di una cosa. Sì, tipo un raduno, però sono proprio tra di loro. E Massoni. c'è tutto il clan di Padre Tam, che alla fine è più importante di quello che dicono nei giornali, perché lui fa anche,
e questa è una cosa che non sono riuscito a inserire, però lui fa anche gli stage l'estate per i giovani, per i ragazzi. Sì. E quindi tutti dicono no, ma Predappio è una cosa folcloristica, nah, nah. Però quando si va a scavare un po', comunque ci sono dei legami poi con la Spagna, con la Francia. Cioè, con... Una cosa volevo chiederti, all'inizio il cantante dice un saluto a quelli che sono a destra e a quelli a sinistra, sembra una cosa politica, scherzando però si fa politica. Sì. Perché l'ha fatto? Perché eravate voi con le telecamere o perché pensi no. Che è una consuetudine? No, è una cosa proprio, ci fanno sempre così. Cioè, perché poi si ritrovano al bar. Cioè, tutti i giorni si vive questa. Sì, cioè, loro si ritrovano al bar, poi si bevono 5 spritz e poi dopo dice io sto così, tu stai così. Cioè, poi ci scherzano sopra, poi capito? È una cosa un po'. Capito? Era più una cosa. Vabbè, questo non va. Però per rispondere alla domanda di prima, all'inizio su questi 10 giorni di reportage, noi ci siamo inseriti un po' con tutti. Un po' facendo i furbi senza dire veramente cosa volevamo fare, perché era più un'osservazione. Sì. E quello che poi era un reportage, cioè tipo un modo per prendere contatti per poi andare a fare il documentario, quello che si fa di solito, solo che noi non pensavamo di fare il documentario, però. E poi quando siamo tornati con l'idea di fare il web documentario, cioè io ho trovato questa cosa che è semplicissima e che mette d'accordo tutti, di dire noi facciamo un film sulla storia di Predappio. E lì comunisti, fascisti, tutti stanno d'accordo con un film. Anzi, dicono tutti che è meglio se la fanno francese perché così non c'è il partito preso. E quindi lì si sono aperte le porte. Cioè lì abbiamo. Cioè ci siamo ritrovati a cena con dei fascisti, ma alcuni con dei discorsi anche interessanti, non è che. Scusami, Siri, ma poi l'hanno visto? Qual è stato il feedback? Ah no, poi si sono sentiti traditi. Ma cioè questa è una domanda. Sì, sì. E poi noi volevamo sin dall'inizio proiettare il documentario a Predappio e l'abbiamo fatto. Nel teatro comunale c'era c'erano le suore, c'era il prete, c'erano i contadini, erano proprio tutti, tranne i fascisti. E io li ho visti perché noi siamo andati proprio una sera, abbiamo presentato il film, poi siamo andati a cena e poi siamo ripartiti l'indomani mattina. Però comunque nella strada, siccome Predappio è piccolissima, comunque ho incrociato i fascisti e mi sono preso anche qualche insulto, sì. Che mi hanno detto che io ero come un nazista perché praticamente la gente di sinistra, tipo Le Monde, giornalisti francesi di sinistra, hanno rinchiuso i fascisti italiani in un lager culturale. Quello era il discorso che hanno fatto. Anche perché poi io ho intervistato un sacco di fascisti che non ci sono nel film, ma perché dicono cazzate, non è perché non... Non apportavano nessun contenuto? No, niente. Ma quindi si sono sentiti traditi solo i fascisti? Non sì, guardi. Ah sì, no, poi il villaggio, anzi, la gente del posto, cioè erano... Perché per loro abbiamo reso una certa realtà, una verità del posto, di cui nessuno parla. E quindi per loro erano, cioè, le suore avevano le lacrime agli occhi, c'era cioè, una cosa molto commovente. Io mi sono messo io ho presentato il film, poi ne abbiamo parlato per un'ora e mezza con i scambi col pubblico. Cioè, io alla fine quasi piangevo, talmente la gente era una cosa. Ancora quando ne parlo mi vengono i brividi. Cioè, la gente di Predappio, su gente proprio. Cioè, non so come dirlo, era una cosa. È successa una cosa forte. E nell'audience quindi. C'erano anche simpatizzanti, diciamo, fascisti. Eh no, appunto, quello io dicevo che no. C'è uno o due simpatizzanti, però alla fine sono venuti per vedere cosa si faceva, però com'era, però... No. Ci sono stati mandati lì apposta per guardare. Sì, sì. Ma questo è successo, scusami, perché tu per entrare hai, diciamo, un attimino cercato di immaginare, di farmi credere di essere un simpatizzante, e poi loro si sono ritrovati invece, cioè hanno capito il... Sì, cioè io quando siamo tornati la seconda volta abbiamo detto facciamo un film sulla storia di Predappio. E quindi anche i fascisti, loro erano qua a dire sì, perché le foibe, sai, soliti discorsi. Io ho detto, guarda, cioè, io la storia l'ho studiata e non sono entrato nel discorso, perché sennò non finiva più. Quindi io ho detto, guarda, dimmi cosa c'hai da raccontare, io faccio un film sulla storia di Predappio. L'unica cosa che non era vera nel mio discorso era dire che era un film sulla storia di Predappio, era un film su Predappio. Perché alla fine si ritrova a essere un film più politico che storico. È lì che... Se vuoi io ho tradito, tra virgolette. Però se avessi detto io faccio un film su Predappio oggi, con il personaggio principale Giorgio Frassinetti, sindaco di Predappio, i fascisti cioè, non mi avrebbero parlato. Non lo sapevi neanche in realtà, perché non era programmata
di sindaco, eccetera. No, però comunque già dalle prime settimane di riprese già abbiamo capito che Giorgio comunque sarebbe stato chiave, un personaggio chiave. Però non era all'inizio, cioè non era scritto. No, però noi comunque avevamo la nostra, cioè volevamo comunque fare una cosa contro, cioè non è che era... Anzi, quando ci siamo andati ad ottobre, che c'era la festa dei morti, abbiamo ripreso, e purtroppo non c'è nel film perché non siamo riusciti a metterlo dentro, però abbiamo ripreso la gente del posto che curava le tombe dei suoi morti, no? Come fanno ogni anno anche da noi. E la gente andava lì e abbiamo fatto le riprese per far capire allo spettatore che questo cimitero, pur che ci sia la famiglia Mussolini, comunque è un cimitero comunale, e quindi abbiamo voluto far capire che questo cimitero appartiene alla gente e che questi qua arrivano tre volte all'anno e si sentono a casa loro. E quindi abbiamo ripreso la gente, e la gente temeva molto, perché diceva: ma voi fate sto film, ma cioè, c'è gente che ci fermava e diceva: ma scusate ragazzi, voi siete pro o contro questa manifestazione? Perché noi vogliamo sapere. E noi abbiamo detto: guarda, noi siamo contro. Poi noi siamo stati amici col sindaco, cioè con Giorgio ormai ci sentiamo ogni mese, cioè una cosa... Quindi comunque... Però ogni tanto nella strada era un po'... Cioè nel senso, era un po' difficile far sentire anche le amicizie che noi stavamo... Che io ho sempre voluto mantenere un po' di distanza con i personaggi. Perché sennò poi i fascisti non avevo accesso al loro mondo. Ma poi diciamo, per quelli che di noi hanno avuto esperienze di documentario magari, questo è un processo veramente inevitabile, no? Cioè, lo sappiamo tutti, quando fai un documentario tu, per quanto voglia rimanere un po' neutrale, però ci sarà sempre un personaggio che fa il leader, che fa una parte di storia di cui tu finisci in un certo senso, perché sennò sì, non lo fai. Sì, volevo chiederti anche questo, diciamo nella fase in cui voi siete andati sul posto, non sarebbe interessante capire anche per ciò che riguarda il discorso tecnico, voi siete arrivati lì, che avevate, cosa avevate con voi? Una truppa? Niente, una 5, solo una telecamera, una 5D, cosa? Una 7D, sì. Che comunque era solo il mio amico, sì, a fare le riprese, sì. E io avevo un microfono con un HF. No, per capire che tipo di intrusione c'è stata sul posto. Ah no, allora, non è dogmatica, però io penso che i documentaristi comunque devono farsi molto discreti. Certo, cioè nel senso, quindi il materiale era proprio minimo. Quindi non c'era luci, niente? Niente, assolutamente niente. Cioè, io avevo uno zoom, sì, per riprendere il suono, sì, in cui attaccavo l'HF, sì, e il mio amico aveva la 5D e la portava, sì, a mano così, sì. Anzi, poi dopo hanno detto forse con un'armatura qualcosa, perché comunque trema, comunque... Cioè, stabilizzare l'immagine, no, che poi fare delle immagini video con una macchina fotografica io non ci credo più, cioè io, per me questo periodo è andato, cioè... una videocamera adesso, sì. No, per capire la 5D, come avete non la vuole fare più, no, non ho capito che cosa, perché fare. Adesso fanno delle telecamere tipo la serie C della Canon, tanto per fare un esempio, no? Che sono proprio telecamere, invece secondo me le stecce, la 5D o la 7D comunque, però tutto il DSLR ha portato un'estetica che è stato molto usato nel web documentario e che è diventato, ha fatto un'omogenizzazione estetica di... Non solo nel web documentario, un po' in generale. Sì, no, anche in TV adesso, sì, è vero. Ma anche nel... Però visto che la TV sono indietro, fanno con la 5D le cose che facevano nel web documentario 5 anni fa. Sì, sì. Per dire. Anche perché il full frame non serve a niente, sostanzialmente è quello. Cioè, è un'estetica, se vuoi, fotografica, video. Cioè, nel senso... bella da vedere, questo. Sì, che può essere anche bella, però voglio dire, cioè, poi vi faccio vedere anche degli esempi. Alcuni hanno spinto questa logica facendo delle interviste in cui la messa a fuoco sta proprio sull'occhio dell'intervistato, e il naso non è a fuoco, l'orecchio non è a fuoco, cioè voglio dire, è un po' esagerato anche, no? E secondo me questo è uno stile che va adesso, però che sta finendo. Cioè da noi si vede già che sta finendo. Per ritornare alle videocamere. Questo, sì. Per ritornare alle videocamere. Sì, sì. No, ma le stesse DSLR evolveranno, cioè non è detto che... insomma, non è, secondo me non è che è un discorso che le DSLR avranno
cambieranno, insomma, se ne sì. Vedremo, anche perché sostanzialmente rendiamoci conto che il rapporto prezzo-qualità che abbiamo avuto con l'occasione proprio con la 5D, la Mark II, cioè, ha aperto le possibilità a una generazione di fare televisivi, sì. Spendendo 2.500 euro, sì. Nel senso con un corpo macchina, con il corpo macchina, quindi è stata una grande rivoluzione. Sì, sì. Poi l'estremizzazione di questo discorso ci porta per esempio per le telecamere, non per fare pubblicità, ma per capire, quello che tu metti sul caschetto del GoPro, per dire, con l'aspetto autorizzazione, diciamo, dell'immagine che ti fa capire che è proprio un filone, insomma. Sì, sì. E la serie C Canon che dicevi, che cos'è invece? Il? H300, non lo so. La? La serie C Canon. Sono i nuovi Canon che costano un po' di più, però comunque ti permette di fare... Cioè è ottimo per il cinema documentario, perché poi costa un po' di più comunque, costa 5.000 euro, non è che... Però comunque è una telecamera ottima che permette di fare anche delle immagini per il cinema e che è compatta, cioè le entrate XLR per mettere tutti i microfoni che vuoi, cioè insomma è un po' più... Perché se vuoi mettere dei microfoni sulla 5D, cioè comunque tu prendi sempre l'immagine e il suono a parte e poi devi sincronizzare tutto, è una menata, cioè proprio una cosa... Sì, scusate, però vabbè, tanto per tornare sul web documentario, perché poi non sono un grande tecnico, quindi non mi intendo di queste cose, però l'idea iniziale della Dolce Vita era di fare una cosa che si faceva molto all'epoca, che era una mappa, e su questa mappa mettere vari punti e navigare. E questo è andato fortissimo a un certo punto, cioè ogni web documentario aveva una mappa, e quindi... No, l'idea era di dire sì, no, cioè, si fa, quindi da dove iniziamo a Predappio? Allora facciamo sta mappa e andiamo a vedere la casa natale, il cimitero, poi e mettiamo 12 punti su una mappa e ognuno va dove gli pare. E quindi questo, allora, per farvelo vedere, si tratta in questo caso di ciò che hanno chiamato la delinearizzazione della narrazione. Cioè delinearizzare totalmente la narrazione è diventato quasi un dogma nel mondo del web documentario. Cioè, erano tutti lì a dire no, dobbiamo delinearizzare il discorso, dobbiamo delinearizzare la narrazione, la storia. Allora, a un certo punto, se tu dicevi che la delinearizzazione non era una cosa che secondo te, tutti erano lì a dire... Allora, praticamente, noi cos'era il cosa abbiamo, cioè, come abbiamo ragionato? Abbiamo detto... Però se facciamo una mappa con vari punti, che tu puoi andare a vedere cosa ti pare nel villaggio, non capisci la storia di Predappio. È un argomento un attimino complicato, si deve introdurre. E quindi abbastanza velocemente abbiamo dimenticato quest'idea della mappa e andando contro questo dogma della delinearizzazione del discorso, abbiamo detto noi facciamo una cosa lineare, ma con una linearizzazione aumentata. E quindi sarebbe questa l'interattività che ci sono nei film. Cioè, noi stiamo nel paese, a Predappio, e c'è un film che questa sequenza fa tipo 8-10 minuti, e in questa sequenza introduciamo dei filosofi, dei storici, degli architetti, dei politologhi, eccetera, che chiariscono un po' certe cose che forse meritano di essere chiarite, però le abbiamo inserite dentro. Perché volevamo comunque fare una cosa in immersione nel paese, quindi non fare l'intervista classica dello storico davanti alla biblioteca che ti spiega che Mussolini nel 22, la marcia su Roma e tutte queste cose qui. Quindi li abbiamo inseriti così, facendo una linearizzazione aumentata. Quindi, e poi praticamente dividendo il discorso, il film, in 5 capitoli, e introducendo questi, chiamiamoli esperti, nella narrazione, ci ha lasciato tutta la possibilità di andare poi nel paese, a scoprire il paese, però al di fuori della trama narrativa principale. Ecco, questa è stata la riflessione che abbiamo avuto, e ci abbiamo messo un po' di tempo a trovare questa... Sì, se posso dire una cosa. Anche che così facendo avete ottenuto anche di mantenere sempre un occhio simpatetico verso il paese,
nel senso che sì. si comprende anche quando avete visto, avete fatto vedere i fascisti, quando avete fatto quei primi piani con la telecamera vicino. Secondo me, diciamo, lì il messaggio che voi mandate è anche comunque di simpatia, nel senso che non vi siete messi a giudicare da fuori come fa uno storico, no? Sì, quindi siete rimasti vicini al... al soggetto. Infatti eravamo molto vicini, sì. E quindi, diciamo, il mi piace pure questo fatto che, come l'hai messa adesso, cioè non volevamo che uno storico si mettesse dall'alto della sua cattedra a dire perché Mussolini, esatto, 22, eccetera, esatto, eccetera, ma doveva essere una cosa che non ci faceva staccare dalla carne del paese, in un certo senso. Esatto. Quindi questo è il primo pericolo su un web documentario, perché visto che prima su un formato lineare comunque tutto deve entrare in un formato preciso e niente fuori, qui col web è tutto possibile, e quindi è anche un pericolo, perché a un certo punto possiamo anche avere la voglia di raggiungere delle cose. Prima io volevo fare una biblioteca che sarebbe nel comune con degli archivi, perché gli archivi a Predappio ci sono ovunque, ci sono i collezionisti, ci sono tante di queste cartoline, giornali, e ci sarebbero un sacco di cose da spiegare, la scomparsa del corpo dopo il 45, nella fossa comune, quando è stato ritrovato, quando è stato riportato nel 57, insomma, questo c'è nel film, però tutti gli archivi abbiamo detto, però è un web doc, quindi possiamo far entrare tutto, e quindi facciamo una biblioteca, e così lo spettatore può andare a cercare negli archivi e vedere dei giornali, i video di Luce, né? Però una cosa poi diventa una cosa da matti, cioè non se ne esce più. C'è una ridondanza di contenuti, una ridondanza di messaggi. Anche, però per dire che questo è anche un pericolo del web documentario, che cioè, certa gente pensa che ci può mettere tutto, perché comunque tutto ci entra. Anche perché sarebbe stato poi difficile conciliare quella scena che abbiamo visto, cioè quella del locale, con la biblioteca. Cioè nel senso, nel corso della storia, come fai a tenere la storia con magari la serata e poi magari con la distrazione della biblioteca, che può essere interessante? Sì. Cioè uno avrebbe lasciato perdere quella roba, esatto, lì, esatto. Però si sarebbe perso un pezzo della storia. Esatto, anche perché noi volevamo fare un punto sulla mappa, che era la biblioteca, in più di tutti gli altri punti. Però se vai nella biblioteca, che poi ti metti a guardare i video di Luce, gli archivi... Poi un altro web documentario, cioè un'altra cosa, quindi questo può essere anche un pericolo, cioè non è, comunque per gli autori questa è una cosa molto esigente, cioè di tenere l'angolo e di tenere l'argomento e di non pensare che, visto che si può fare tutto, allora facciamo tutto. Ecco, questo è un pericolo che esiste, insomma, perché poi quando parli con i produttori, con gli sviluppatori, con quello che fa il flash, quello che fa il disegno, cioè nascono le idee, ah no, ma tu potresti fare questo, potresti fare quello, perché i tecnici poi vanno a... E tu devi sempre dire no, cioè io c'ho una storia, la voglio raccontare e la racconto così. E questa è una grande difficoltà, che forse non esisteva prima, perché prima si lavorava col montatore e il montatore dava il suo avviso sui rush e sul montaggio. No, cioè, oppure non sui rush, però sulle immagini, voglio dire. Tu facevi un butabù di 4 ore per avere un film di 1 ora e mezza, poi lui ti dava anche il suo punto di vista di montatore per avere uno sguardo estero sulla... Esterno. Esterno, scusa. Però i sviluppatori, cioè loro ti danno tante di quelle idee che a volte tu in quanto autore poi parti, cioè non... Sì, il team che ha lavorato con voi, da chi era composto, quante persone? Era composto di, quindi eravamo noi due autori, io più sulla storia, interviste, eccetera, e quello che faceva le immagini. Testi, insomma. Poi, sì, poi due produttori che comunque ci aiutavano anche a costruire, cioè lo facevamo assieme a pensare la struttura narrativa. Poi subito è arrivato un illustratore, che è quello che ha fatto i disegni. Poi dopo quello che ha fatto i disegni è arrivata una grafista, sì, che è lei che ha messo in colore, che ha fatto tutto questo. È arrivato uno sviluppatore, che è lui che ha fatto tutta la struttura flash del sito. È arrivato un altro sviluppatore, che è lui che ha fatto le animazioni flash dei disegni, tutto questo, quindi erano due sviluppatori. È arrivato uno che ha fatto l'etalonaggio e uno che ha fatto il talonaggio? Il talonaggio è la colorimetria, scusate. Ah, ok, perfetto.
uno che ha fatto il missaggio e un assistente di produzione che ha fatto tutti i contatti stampa, comunicazione, quindi erano bene o male 11 persone. E questa è una cosa che vorrei dire poi dopo, che è comunque un lavoro collettivo, questo ci tengo molto, e poi ne riparleremo questo pomeriggio. Ti volevo chiedere, come è stato criticato dalla stampa francese, o che feedback è avuto? Sai, il problema è che sui web documentari non esiste una vera e propria critica. Comunque dalla stampa sì, cioè, comunque è stato un po', cioè France Inter, che sono partenariati, che hanno detto che era bellissimo, comunque ha girato un po', cioè i ritorni sono buoni, però non si può parlare di critiche, cioè se nessuno è andato a vedere sì perché se il sindaco ha una posizione troppo importante o se, che ne so, una critica di fondo non l'ho avuta. Poi sì, tutti dicono che comunque è bello, che così la grafica, le immagini, sì, cioè. Però non. Invece dall'Italia è arrivato molto di più. Perché spesso ci hanno detto che un lavoro così su Predappio ci mancava e che ci voleva. Perché a parte le cose del Fatto Quotidiano che fanno ogni anno un piccolo video, fanno sempre l'intervista a Frassinetti, eccetera, però non è che vanno a scavare più di tanto. Poi non ti parlo della stampa francese o inglese che fanno sempre le storie sulle solite cose. Allora, questo è stato un grande problema, perché noi eravamo in contatto con l'Espresso, che loro volevano coprodurre la cosa e diffonderla loro, però all'ultimo momento si sono ritirati e non abbiamo mai saputo veramente perché. Poi il Fatto Quotidiano voleva produrlo anche e alla fine si sono ritirati pure loro, e quindi non siamo riusciti, almeno i miei produttori non sono riusciti a creare un legame per una coproduzione con l'Italia. Penso che il fatto che due francesi facciano una cosa su Predappio, che è una cosa comunque abbastanza sensibile in Italia, forse un po' era questo. Secondo me è molto più drammatica invece proprio la situazione, cioè non c'è ricezione in realtà. Non c'è un mercato. Sì. Sì. Quindi praticamente è uscito il web documentario e dopo la rassegna in Italia è stata abbastanza importante, ci abbiamo avuto piccoli articoli un po'. Quindi praticamente se ne è parlato sulla stampa e quindi la gente che poi ha letto l'articolo è andata esatto. Sì, ci sono dei numeri che accompagnano il tuo web documentario, parlo di spese. Del cifre. Allora, questo ne volevo parlare questo pomeriggio. Perché poi entriamo nel discorso del finanziamento e poi apro sull'industria del web documentario e parliamo di come si finanzia questi cazzo di web documentari, perché non è... perché costano molto e non riportano. Quindi questo inizio proprio con questo pomeriggio. Per finirla stamattina, che abbiamo ancora 25 minuti, vorrei parlarvi appunto di questo dilemma tra la delinearizzazione dei discorsi e la linearità aumentata o no. Questo per me è fondamentale, e infatti voi sicuramente avrete visto Prison Valley, che è stato uno dei primi grandi webdoc, e è una linearità aumentata, infatti è uscito anche alla TV Arte. Quindi è importantissimo, secondo me, ricordarsi che quando si va sul web e arriviamo su un web documentario, dobbiamo anche essere, e questo lo dico anche senza consuetudine con la gente che va con il pubblico, però comunque devi prendere per la mano la persona che ti viene a vedere, perché non è che puoi arrivare su un web documentario e proporre 45 click possibili per andare a vedere 45 storie, è quello che secondo me nei discorsi che si fanno, almeno da noi sul web documentario, per me io da quanto autore, visto che voi avete visto dei giornalisti, produttori, eccetera, io farei anche lo scettico, cioè i discorsi oggi sui web documentari vanno in un certo modo
E quando Brachet, per fare un esempio, perché l'avete conosciuto, dice una cosa, tutti dicono sì, cioè amen. Però secondo me manca una cosa, che è la critica su quello che si fa. Cioè nel senso, come abbiamo parlato del discorso di Alma, cioè non si è fatto sta cosa in Francia da noi. E quindi la linearizzazione, per esempio, è una cosa di cui non si è parlato. Cioè dal momento che uno ha provato a dire che la delinearizzazione del discorso poteva anche comportare qualche problema, allora tutti sono andati, ma tu sei all'antica, tu sei... tornati a fare documentari e non rompere. Praticamente è stato questo. E questo su vari argomenti. Non c'è una distanza critica sull'industria del web documentario, appunto perché è nuova, è giovane e comunque sta andando avanti, è innovativa, tutto. Però si tende a dimenticare spesso il punto di vista degli autori. Cioè non si parla più di storie. C'è una cosa che a me mi... e perciò ve ne parlo, anche perché qua mi posso un po' sfogare, perché da me se lo dico proprio... e vedremo domenica, perché io faccio la stessa presentazione domenica con tutto il mondo del web documentario a Parigi, e non so se potrò dire... cioè proverò, però secondo me ci sarà un... anche... perché poi è anche aggressivo, cioè è un piccolo corporatismo che si è creato attorno al web documentario, in cui gli autori non hanno... tante cose da dire. Quindi tanto per finirla, per me è molto importante prendere per la mano lo spettatore per portarlo in una storia, perché i web documentari, come i documentari, raccontano storie, cioè sono, quella è la base, e quello non si, cioè nel senso, non sul web o non web, comunque si racconta una storia. Un documentario radiofonico, cioè si racconta una storia, e una storia c'è un'introduzione, c'è uno sviluppo, c'è un punto chiave, c'è una conclusione, insomma porta un discorso, che è un discorso che necessita rigore narrativo e tensione drammatica e soprattutto distanziazione analitica. Perché sennò facciamo i giornalisti, nel senso, cioè non vorrei adesso dire del male dei giornalisti, però comunque il documentario a quello serve, prendere tempo per avere distanza sull'argomento. E io questo ne sono convinto, e spesso si va delle cose, nelle cose che, insomma, poi ne riparlerò un po' sto pomeriggio sul Serious Gaming, quindi, scusa, vai, volevi fare una domanda. Quindi... praticamente, per farvi due esempi, questo è stato Bref Trottoir, uno dei primi web documentari che è uscito in Francia, non so se l'avete visto, prodotto da Darjeeling, quindi i produttori che hanno fatto La Dolce Vita, e con questo hanno vinto i Webby Awards a New York, che sarebbe una cosa molto importante. Però laddove, questo secondo me è emblematico di uno dei problemi che abbiamo oggi sul web documentario, è che c'è una mappa con delle piccole storie, quindi si va, dove sta il suono, ve lo faccio vedere presto, però. Sono piccole storie di gente a Parigi. E all'epoca si faceva anche molto con la foto. Poi il film non è che ha un grande interesse in sé, però ve lo faccio vedere perché è un web documentario. È un web documentario che non ha una storia propria. Cioè sono 10 storie sparse a Parigi, e vai nella navigazione, clicchi e guardi delle piccole storie, così. E comunque un sacco di web documentari sono stati fatti su questo modello. Cioè di delinearizzare tutto, avere vari piccoli video un po' sparsi così in una grafica web documentaria, e così, però non c'è una storia, non c'è un soggetto, non c'è un discorso, ecco. Quindi questo è quello che si faceva all'epoca, quindi erano dei ritratti di gente, piccole storie, indipendenti. E ancora i web documentari si fanno così, quindi, cioè, questo tanto per farvi vedere come si faceva all'epoca. E poi prendo anche un altro controesempio. Arte ha fatto un anno fa un web documentario sulla storia del fenomeno gotico in Francia.
poi l'argomento non si discute, però tanto per far vedere, quando arrivi sul web documentario c'è un'introduzione, quindi quello spesso si fa perché comunque un minimo di basi ci devono essere, però poi quando finisce l'introduzione di un minuto arrivi su questo schermo. Cioè io la prima cosa che ho fatto quando sono arrivato qua è di contare i click che si possono fare. Ce ne sono 28 tipo, 27, 28. Cioè, tanti, tanti. Cioè non puoi perdere le persone in 27 click. E... Tu c'hai 28 click, anche se spieghi come puoi cliccare, voi potete adesso cliccare su un personaggio o selezionare un tema. Ci sono 6 temi e vari sottotemi. Questo secondo me è il miglior modo per perdere la gente, non avere un discorso, e tu ti vai a cliccare 3-4 volte e dopo un po' te ne vai. Perché non racconti una storia, e ancora lì io voglio insistere su questo perché pochi lo dicono. Web documentario o documentario, si tratta di raccontare una storia. È quello che si tenta a dimenticare, è quello che io sono un po' scettico su sta cosa, su questi fenomeni web documentari. Sono questi i limiti, secondo me, che non dobbiamo dimenticarci, che dobbiamo raccontare delle storie. Grande problema del web doc oggi è che a un certo punto un sacco di gente, ma veramente un sacco, hanno iniziato a dire: vabbè, facciamo 3 video qua, 2 foto qui, facciamo vari ritratti, beh, mischiamo un po' tutto, facciamo un po' di presa suono, mettiamo tutto su un'interfaccia e webdoc. E poi c'è la questione dell'autore in questo iter di creazione narrativa è fondamentale, perché o sei documentarista e tu scegli un argomento e ci vai fino in fondo e racconti una storia, o fai video. Quindi vorrei anche qui oggi con voi provare a fare una distinzione tra video e documentari. Perché una grande deriva del web documentario, sin dall'inizio, è stato che a un certo punto è stata una parola valigia in cui si è messo tutto. E quello non ha aiutato, anche se è una cosa da fare, però ci ritorno dopo, dei programmi che sono stati fatti apposta per creare web documentari, cioè prefatti, Clint, 3, WDoc, queste cose qui, che hanno permesso sì di democratizzare la tecnologia per permettere a alcuni autori o videomaker di fare web doc, però alla fine cosa hanno fatto? Hanno fatto delle interfacce con dei video YouTube o Dailymotion in un'interfaccia, però la storia non c'è. E quello si chiamava webdoc e si chiamavano documentaristi. Quindi a un certo punto c'è stato un minestrone di cose e tutto si chiamava webdoc. E a un certo punto è uscito anche il discorso di cosa è un webdoc. Web documentario, sì, però se non è un documentario, come lo chiamiamo? Allora noi l'abbiamo chiamato documentario interattivo. Così chiudiamo il discorso. Non è... Tutto ciò per dirvi che oggi, visto che si può fare abbastanza tutto e abbastanza facilmente sul web, a un certo punto il webdoc è diventato una cosa anche di comunicazione sulle quali le imprese si facevano il webdoc, no? Allora vi volevo fare un esempio, che sarebbe la Clan Campbell, che la conoscerete forse, no? È una brand, un whisky. Allora, la Clan Campbell ha fatto questo e sulle reti sociali l'hanno spacciata per webdoc, no? E lì raccontano una storia. Quindi c'è la famiglia Campbell. Going back to the Vikings of Ireland,
which is when the sort of the genetic strain that I'm descended from came from. You know, the kingdom of Dal Ryder was based in Argyle, and Argyle obviously covers a large bit on the mainland, but also the islands. The family grew up here, spread into the area, and really ruled the whole of the west coast of Scotland. Quindi non ve lo faccio vedere interamente, però avete capito che raccontano una storia, no? Il paese, la Scozia, il whisky, la famiglia, tutte queste cose qui. E poi si va a vedere un po'... quella grafica molto estetizzante, molto... ecco, Loch Awe. Insomma... smettiamola, tutto ciò che poi non c'è manco la cosa per smettere il suono, questa è una cosa però, quindi tanto per finirla su questo Clan Campbell che avete visto, avete capito che loro si sono fatti il web dog di comunicazione per comunicare sulla famiglia Campbell in Scozia, che hanno fatto il whisky da 8 generazioni, che tutto... La Clan Campbell è stata creata da, da un brand francese che si chiama Pernod, che fa il Ricard, poco fa, e la spacciano in discoteca per i studenti. Hanno comprato il nome della famiglia, cioè era una famiglia nobile di, che non avevano più il soldo, hanno venduto il nome della famiglia a Clan Campbell, e Clan Campbell si è fatto la comunicazione, quello che chiamiamo storytelling, sulla storia della famiglia, tutto bello e buono. Quindi per farvi capire anche che, cioè, e questo si è chiamato webdoc, ed è girato webdoc, ma nessuno è andato a cercare chi erano Clan Campbell. Quindi dobbiamo anche stare attenti a cosa è un documento. Cioè, in webdoc va bene che c'è il web e tutti si preoccupano del web, però c'è anche doc, e doc vuol dire documentario, cazzo. Cioè, non è che... E quindi per farvi capire che questa è stata una grande deriva, e adesso tutti si fanno webdoc in tutti i sensi. Quindi l'entusiasmo per il webdoc si deve anche moderare alla luce di, del documentario, appunto, del fatto che se si racconta una storia o no, se è giornalistico o no, con un rigore di narrazione. Ecco, questo era il mio sfogo. Il documentario intendi semplicemente una narrazione asettica dei fatti, oppure per esempio se narri delle storie c'è anche la parte, quindi il lavoro creativo dell'autore? Questo vorrei capire, quando parli... Allora, scusa, me lo puoi rifare? Perché quando tu parli di documentario, ti riferisci solo a una narrazione asettica dei fatti, oppure parli, ad esempio, di una narrazione, diciamo, gestita alla base da un autore? Certo, certo. No, io parlo di una creazione di un autore che, appunto, non si accontenta di narrare dei fatti, però li mette in scena anche. Cioè, in un documentario, e quello è una cosa anche... che sul web documentario può essere anche pericoloso, cioè nel senso, come dicevo prima, visto che tutto è possibile, è facile andare a perdersi nelle possibilità che offre il web doc. Invece io credo molto nella forza creativa della costrizione, cioè il fatto di essere costretto a narrare una storia in un'ora e mezza in un film. Anzi, può aiutare il fatto di essere costretto a creare delle cose e a trovare delle cose. E io so che, cioè, adesso la ducevita è così e va bene così, però a me ogni tanto mi viene lo svizzio di rimontarlo in formato lineare, perché sono sicuro che potrebbero uscire altre cose. Quindi non è che rimpiango di aver fatto un webdoc, io sono molto contento di aver fatto un webdoc, però... Laddove la forza del webdog della Duce Vita è di andare nel paese, di incontrare tutta la gente del paese, penso che ci siamo anche un po' persi sulla storia principale, e che dando tutta la mia capacità creativa e di narrazione sulla linea, sulla narrazione principale, delle cose avrebbero potuto uscire, che non sono uscite qua. Comunque si rifà spesso alla, per esempio hai citato la narrazione lineare, cioè comunque ti rifai alla narrazione classica, cioè dove ci deve essere una storia, quindi utilizzi lo strumento webdoc, però sostanzialmente ci tieni a che possa avere una base
importante, cioè rifacendoci a quella buona tradizione della narrazione. E quello è tutto il mio discorso. Il mio discorso è che il web ci permette di aumentare dei documentari, però il fatto di dire che deve il web spaccare la narrazione e delinearizzarla totalmente per una migliore esperienza immersiva, io emetto qualche dubbio su questo, appunto perché non dimentichiamoci, per tutto quello che vi ho detto, che il webdoc è innanzitutto un documentario, quindi oltre il formato è un lavoro prima, cioè non è la forma e la tecnologia che deve condizionare il discorso. Non dimenticate mai che i tecnici con cui lavorate o andrete a lavorare devono essere sempre al servizio della vostra storia. Cioè l'autore deve imporre la sua storia per come la deve raccontare e poi trovare degli input nella tecnologia per servire la storia che vuole raccontare lui. E io vedo su tanti webdoc che gli autori si sono un po' persi nella tecnologia. Sì, geniale, puoi fare questo. Però poi la storia? Ecco, questo è il mio discorso che volevo un po' rinquadrare. Certo. Fatta premessa che è giustissima, insomma, condivido pienamente la tua osservazione. Cioè che lo strumento deve essere al servizio della storia, dell'idea. Ma per un semplice motivo, altrimenti lo spettatore si alza e se ne va. Cioè, non per altro. Fatta questa premessa, tu pensi che la ricerca del webdoc può raggiungere una carica, una potenza, diciamo, comunicativa pari a quella che conosciamo del documentario lineare, o invece pensi che la deframmentazione sia un limite per il quale non riuscirà mai ad avere quella potenza espressiva che ha un documentario lineare? Cioè, ho l'impressione che voglio capire, no? Come quello che pensi, se tu in realtà pensi che questo è il webdoc è una vera opportunità di creare un nuovo linguaggio, o se è un limite se lo paragoniamo a quello a cui siamo tutti affezionati e che conosciamo bene, che è il documentario lineare. Io penso che è un nuovo linguaggio e che ha un grande futuro, però io dico che come ogni nuovo linguaggio ha i suoi le sue esitazioni, i suoi difetti, cioè si sta cercando il web documentario, non si è trovato per niente, si inventano delle cose ogni giorno. Alma è stato il primo che è stato fatto per tablet, per esempio. E la tablet è il futuro del web documentario, quindi non è che si può prevedere, però sicuramente è un nuovo linguaggio. E laddove si vede che sarà comunque un nuovo linguaggio che porterà anche opere importanti, e che come ogni nuovo linguaggio ha già i suoi capolavori. Cioè Prison Valley è al web documentario ciò che ne so, il primo film dei Lumière è stato al cinema, tanto per dire, no? E a quello si vede anche che comunque il futuro c'è. Io dico solo che l'entusiasmo generale su tutto necessita una critica. Per esempio, e tanto per continuare scusate, su questo discorso, adesso si parlano delle tecniche del serious gaming nel web documentario. Non so se Brascene ha accennato un po'... Non tanto. Pietro Gagliano l'ha fatto. Ah, ok. Sì. Forse l'ha accennato un pochettino quando ha parlato di un pezzo di Prison Valley, quando si entrava nella stanza, diceva che diventava molto più interattivo, si interrompeva. Esatto. Diciamo. Però lì purtroppo non ho fatto una domanda che volevo chiedergli, perché lui era molto attento anche al traffico sul sito, dandoci anche dei dati reali. E poi vi do i dati della ricerca comunque. Benissimo, questo è interessante, però quella pagina lì non gli ho chiesto se è stata monitorata e che tipo di frequenza di rimbalzo ha avuto, cioè quanta gente andando su quella pagina dopo una prima presentazione cinematografica, con stile cinematografico, andava via perché aveva un'interruzione. Chiaramente la frequenza di rimbalzo, visto che è stato fatto in flash, non si può sapere. Sito,
No, perché i dati, forse dipende, se loro sono riusciti a dare il codice tracciante di una qualsiasi... Non lo so, per esempio noi non possiamo sapere quali sono i video più visti, appunto perché è stato fatto in flash. Okay. Però, quindi si parla di serious gaming, si parla di riprendere un po' delle tecniche del videogioco per facilitare l'immersione. Allora, un po' è stato fatto, e io vi volevo far vedere una cosa, però non è proprio videogioco, poi vedo perché non funzionava prima. Però di veri esempi non ne abbiamo ancora. L'idea è di avere con una camera soggettiva, di arrivare in un mondo e fare delle scelte narrative, che poi praticamente diventa quasi un gioco di ruolo, dove tu c'hai, ti crei il tuo percorso nella narrazione. Adesso uscirà, io non voglio parlare troppo prima, però già ho anticipato qualche critica che si può fare a questo, però vedremo come va. Una data importante sarà il 26 novembre, che uscirà, forse Brasce ve ne ha parlato, il prossimo documentario di David Dufresne, che è quello che ha fatto Prison Valley, che si chiama For McMoney, che sarà il primo gioco documentario. Sì. E allora lì, da quello che ho capito, che ho visto, si tratta di arrivare in una città che sta in Antartico, nel Nord Canada comunque, dove c'è petrolio, è una città artificiale che si è creata solo per tirare fuori il petrolio e insomma fa vivere tutta una città, no? E quindi da quello che ho capito, però bisogna anche vedere come l'ha fatto, perché Dufresne non è che fa le cose così, lui comunque è un pioniero che sempre mette le pietre e poi gli altri vengono sopra e costruiscono, quindi sarà anche fatto bene. Però tu arrivi nella storia e puoi scegliere chi vai a intervistare. Questo l'aveva già fatto un po' uno dei primi web documentari, che è stato Les Routes du Charbon di Bullendorf, che era semplicissimo, però già potevi comunque scegliere una persona da intervistare. Cioè tu arrivavi con una scena con due personaggi, foto, e tu sceglievi di intervistarne uno o l'altro. E lui all'inizio ti dice, tu sei giornalista di investigazione. Allora... Boh, io dico perché no, cioè mettere lo spettatore nella pelle di qualcuno che non è, perché no? Però una cosa che vedo io, allora su Bollendorf non è il caso perché è molto lento, è molto fotografico, tutto, però andrà comunque velocizzandosi e quindi sarà sempre una cosa più, secondo me, questo possiamo già anticiparlo, avremo sempre delle scelte da fare più veloci, più spontanee, più istintive. Quindi io dico perché no? Cioè tu stai in un ruolo, percorri e poi fai delle scelte, scegli chi vai a intervistare, vai da un posto piuttosto che da un altro e ti fai il tuo percorso, perché no? Però una cosa che io temo un po' è che la distanza e l'analisi che erano necessarie nel documentario, cioè che anzi che il documentario necessita distanza, questa distanziazione non ci sarà più in questa svolta del serious gaming del web documentario, cioè diventerà sempre più una cosa attiva e spontanea, istintiva, quindi sarà difficile mantenere una distanza con l'argomento. Poi vediamo se è fatto bene, perché no, però dobbiamo stare attenti a queste cose.